perché Alfano, un ministro assolutamente inadeguato, incomincia ogni volta che c'è qualcosa che non va, dice, l'aveva fatto anche Maroni. Ogni volta, se voi guardate nell'ultimo anno, l'aveva fatto anche Maroni. Il problema è che non può paragonare quanto è avvenuto durante le primavere arabe, dove non soltanto la Libia, ma anche la Tunisia, anche l'Egitto erano in guerra civile, con dei numeri che noi eravamo riusciti a gestire e a fermare di un terzo rispetto a quanti sono arrivati l'altro anno. E non parliamo del record che raggiungeremo nel 2015. Sono numeri totalmente diversi, sono numeri in cui il ministro Maroni riteneva assorbibili, invece in questo caso ovviamente è un'anarchia incontrollata che viene fatta pesare sui nostri cittadini. E per quello noi contestiamo, e mi è venuto anche da ridere quando il ministro dell'Interno, che dovrebbe essere il primo insomma, a conoscere le leggi che regolano questo paese, e il presidente del Consiglio Renzi, diversi esponenti della sinistra dicono Maroni non può tagliare i fondi ai comuni. Può farlo benissimo, i fondi della regione può farlo. E le porto l'esempio dell'inconsistente Serracchiani, che sta facendo in questo caso, ma è un altro argomento, la servile portavoce di Renzi in Friuli Venezia Giulia, e sta facendo distruggere la nostra regione. Ma detto questo, lei ha fatto una norma per la quale i comuni che non si aggregano dentro le UTI, insomma è una nuova forma di governo in cui i cittadini non possono più scegliere chi li amministra, gli tagliano i fondi. Adesso non è che quando si toglie la democrazia ai cittadini per scegliere chi amministra si possono tagliare i fondi ai comuni, e quando si vuole bloccare l'immigrazione clandestina non si può più fare. Diciamo invece sul tema delle prefetture non le occupiamo più, gli mandiamo le lettere, no? Perché Maroni ha scritto ai prefetti, no, gentilmente. Li chiamiamo pure, noi abbiamo pubblicato i numeri di tutte le prefetture. Sì, in modo da intasare i centralini, banalmente. No, in modo di sapere perlomeno come vengono spesi i nostri soldi, cioè le prefetture non sono l'agenzia immobiliare degli immigrati clandestini. Io sono stato l'altro ieri a Dolegna del Coglio, comune del Friuli Venezia Giulia, provincia di Gorizia, dove notizie giornalistiche danno l'arrivo in un comune di 373 abitanti, di 50 migranti, e il sindaco non ne sa nulla. È una cosa inaccettabile, dopo il governo che chiede collaborazione.